Il Siena, dopo due sconfitte consecutive con Monte Spaccato e Trestina, ospita il San Donato Tavarnelle all'Artemio Franchi. La squadra ospite è alla caccia di tre punti che le permetterebbero di superare i bianconeri e raggiungere la zona playoff. Il primo squillo del match è del San Donato Tavarnelle, di Santo punta e scarta Aruna, poi il suo tiro si perde sul fondo. Prima azione offensiva per il Siena al 12esimo, Guidone con il tacco lancia in profondità Orlando, Brenna però riesce a recuperarlo e l'attaccante bianconero perde la palla. Al 24esimo si sblocca il match, Guidone si procura un fallo proteggendo il pallone, la punizione la batte Diglio e il cross del numero 8 viene incornato proprio dallo stesso Guidone, che con un grande stacco mette in porta il gol dell'1-0. Ci riprova subito il Siena, Ilari serve la sovrapposizione di Aruna, all'esterno bianconero serve Guidone che calcia di prima intenzione ma viene murato. Il San Donato Tavarnelle è pericoloso al 32esimo, Poli imbuca per Vieri Regoli, il suo tiro termina di poco al lato di Narduzzo. Ancora pericoloso il San Donato Tavarnelle, Cacciagli ci prova con il destro dalla distanza, la conclusione termina sul fondo. Il San Donato trova la rete del pari nei minuti di recupero del primo tempo. Di Santo salta Aruna, poi mette la palla forte in mezzo e arriva Regoli a mettere in porta il gol dell'1-1. La prima chance del secondo tempo è degli ospiti. Di Santo salta Farkas e calcia in porta. Narduzzo respinge. Di Santo ci riprova ma trova nuovamente i guantoni di Narduzzo. Il Siena torna in vantaggio al 67esimo, decisive le giocate dei nuovi entrati. Mignani lotta e riesce a servire Forte, che con un lob pesca il taglio di Guidone, che a tu per tu con Signorini non sbaglia e deposita in porta il gol del 2-1 e firma la sua doppietta personale. La partita cambia nuovamente faccia alla mezz'ora del secondo tempo. Sul cross da corner l'arbitro ravvisa un tocco di mano da parte di Forte e comanda il calcio di rigore. Dal dischetto va Cacciagli che spiazza Narduzzo calciando all'incrocio dei pali. La partita torna in parità. Rischio clamoroso per il Siena, Di Santo scappa alla difesa bianconera ed ha spazio per mettere in mezzo a Gomez e solo un grande intervento di Narduzzo salva la porta dei padroni di casa. All'84esimo il San Donato Tavarnelle trova il gol del vantaggio. Da Pina serve Di Santo, il 10 ospite scambia nello stretto con Carcani e da distanza ravvicinata batte Narduzzo e realizza la rete del 3-2. Il Siena prova a rispondere, Forte parte dalla sinistra ed imbuca in area per Mignani che calcia di prima intenzione. Signorini respinge e Guidone viene anticipato dalla retroguardia del San Donato Tavarnelle. Altra occasione anche per gli ospiti, il solito Di Santo parte dalla destra, arriva a calciare ma Narduzzo si oppone. E finisce qui, il Siena dopo essere andato in vantaggio per due volte rimedia la terza sconfitta consecutiva. Il San Donato Tavarnelle con questa vittoria entra nella zona playoff, superando proprio i bianconeri.